che serve ormai la mia vita? Fin da piccolo ho imparato che non tutti i compagni si vogliono sedere vicino a te. Sono rimasta sola, credevo di morire. Ho visto ai lati del sentiero gli scheletri di altri profughi. Ho avuto paura di morire. Él daba una alternativa a los niños tentados por las maras y aún así lo mataron. Es un testigo de la fe, su santidad. Ma la comunità non mi ha abbandonato. Il vuoto si è riempito piano piano. I primi tempi che lavoravo non ho detto che ero un rom. Avevo sempre con me una sacca con i vestiti puliti che mi mettevo quando uscivo dal campo. Alla fine ho scelto di parlare con il mio datore di lavoro. Mi ha abbracciato e mi ha detto: troveremo una soluzione. Gesù disse di se stesso: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Anche i poveri sono in qualche modo pietra d'angolo per la costruzione della società. Oggi, purtroppo, una economia speculativa li rende sempre più poveri, privandoli dell'essenziale come la casa e il lavoro. È inaccettabile. A certa cultura sembra una parolaccia. E no, è una parola cristiana, la solidarietà.